La corsa ai regali è finita? No, è appena iniziata. Addirittura una corsa contro il tempo? Sì, esatto, perché col lavoro non ci si riesce mai a organizzare, quindi fino all'ultimo per fare gli ultimi acquisti. Io venendo dalla Romagna ho già fatto nei giorni precedenti, ho portato tutto ai suoceri e un po' alle persone che conosco qua a Chieti. Quindi se ha portato ai suoceri vuol dire che sono buoni i suoceri. Sì, sì, fortunatamente sono buoni, non mi posso lamentare. È lì che scappa, ma è buono il suocero. Gli affari come vanno? Ma ieri è stata una giornata con una bella risposta, c'era davvero tanta gente. Noi vendiamo per di più libri e poi anche qualche oggettino e soprattutto i vinili. Abbiamo portato vinili, piccoli e grandi, e CD, un po' di musica, insomma. A Natale cosa farete? A Natale andiamo a mangiare. Al cibo non si rinuncia mai. Mai, esatto. È un peccatissimo rinunciare a mangiare. Ma a casa oppure al ristorante? Ristorante. Ah, quindi si tratta pure bene. In famiglia, ce l'abbiamo fatto in famiglia i regali, sì. Ma fuori famiglia non abbiamo a chi. Ecco, mi dica cosa cucinerà domani sera a Natale. Domani sera si mangia in bianco, quindi ci saranno mozzarelle, pallotte cacio e uva, un po' di salmone. A Natale il brodo con le crepe, poi la genovese, altri contorni, il dolce. Posso venire a mangiare a casa sua? Se vuole, sto qui dietro. Vigilia e Natale cosa farà? In famiglia, perché sono tornata da Ravenna, che abito lì, e ho i genitori qua a Chieti, e quindi in famiglia. Regali, c'è stata la corsa o ha fatto per tempo? No, mi sono anticipata quest'anno. Su cosa ha puntato? Piccole cose, soprattutto artigianali. Allora, avete chiesto il regalo a Babbo Natale? Sì! Iniziamo. Tu cosa hai chiesto? Per cosa? Babbo Natale. Un telescopio. Io ho scritto a Babbo Natale la cucaraccia, lo smartwatch e i 3 secondi. Io ho scelto il camper di Barbie, qualcosa da indossare. Io invece ho scelto per Natale lo smartwatch. Io invece ho scelto un cagnolino finto che può ballare e camminare. Io ho scelto una penna 3D e un kit dove puoi fare i fiori. Su quali regali è andata? Ma diciamo che ho fatto un po' sul classico, poi qualche regalino più nello specifico d'affetto e poi diciamo insomma in generale qualcosa che si fa di solito, insomma. Beh, sempre di meno, ci sta sempre gli aumenti e allora i soldi finiscono prima. Sì, li ho comperati il necessario però, senza togliendo il superfluo. Qual è il primo regalo a cui ha pensato, la prima persona a cui ha pensato? Alle mie nipotine. Sì, già è arrivato qualcosa, poi vediamo il 25 se porta qualcos'altro. Beh, l'ha promesso. Buon Natale a tutti!